abbiamo appunto anche puntato sull'utilizzo via internet proprio per rispondere anche a una possibile necessità che è stata accennata nell'intervento di poc'anzi, cioè di poter disporre nel tempo di uno strumento diciamo così che sia accessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, proprio perché riteniamo che su questo aspetto ci possano essere delle importanti aperture nelle aziende prossimamente. Non voglio diciamo così cominciare a parlare qui di telelavoro dal punto di vista delle nostre imprese, però sicuramente il fatto che sia possibile accedervi anche per esempio dal PC di casa, ovviamente con tutte le sicurezze che questo deve essere garantita, oppure da partner che vogliamo portare a far utilizzare il nostro ERP in tempi praticamente immediati, avendo l'accessibilità da un qualsiasi punto diciamo connesso a internet. E poi diciamo la cosa, mi soffermo qui in particolare sull'ultima riga, la cosa che abbiamo trovato veramente interessante in questa offerta era una modalità di distribuzione del software, diciamo in modalità di software as a service, che abbiamo trovato appunto disponibile in questa versione. Tra l'altro ci ha fatto piacere verificare che appunto era una soluzione certificata, credo una delle prime certificate all'epoca appunto da IBM, e il che ci ha fatto diciamo particolarmente piacere e ha creato in noi un discreto interesse. E qui il rovescio della medaglia: quali sono state diciamo così le criticità affrontate? Beh, ecco, per esempio ho assistito a una principale criticità dal punto di vista dell'accettazione da parte diciamo così della direzione nel comprendere quello che può essere un approccio di tipo SaaS. Significa diciamo così avere comunque creare comunque una forte partnership con quello che è il provider di queste soluzioni, e qui sono sorti diciamo dei dubbi a livello diciamo più carattere generale legati appunto a quello che potrebbe essere il futuro di una partnership di questo genere, per cui legarsi a un fornitore che ci fornisse soluzioni in modalità SaaS, con quali rischi, e poi abbiamo ritrovato effettivamente che questi rischi sono abbastanza comuni e condivisi anche da altre imprese come la nostra, perché appunto come citavo qua già il 25% del campione delle aziende intervistato sulla possibile adozione di soluzioni SaaS si è dichiarato diciamo scettico per questo aspetto in termini di continuità. Questo significa che è un qualcosa che deve ancora maturare da un certo punto di vista anche come accettazione. Al contrario, la stessa survey diceva poi che l'80% delle aziende che hanno adottato soluzioni di tipo SaaS ne sono soddisfatte, al punto che lo rifarebbero e lo consiglierebbero anche ad altre aziende, per cui c'è un aspetto anche da girare diciamo così in positivo. Quindi come le abbiamo affrontate? Diciamo qui è stata un'opera di così un po' di mediazione. Alla fine abbiamo deciso di rilasciare questa nuova versione di questo software, però in una modalità ancora in-house tradizionale, avendo comunque a disposizione un'architettura interna hardware che ci consentiva di fare tranquillamente questo tipo di implementazione, e poi di rimandare un secondo momento
il momento in cui valuteremo l'obsolescenza dell'hardware e quindi dovremo rimettere in gioco anche eventuali investimenti sulla piattaforma tecnologica, se passare a questo punto totalmente a una soluzione di questo genere, nel frattempo verificando e valutando quelli che possono essere le risposte ai dubbi che potevano essere, che erano sorti inizialmente. Ma nello stesso tempo, appunto nel 2009, abbiamo comunque adottato già una soluzione proprio di tipo SaaS, sempre proposta dal medesimo fornitore del nostro ERP, che è decollata nei mesi scorsi e che ci sta dando buone conferme. È un portale per la pubblicazione di tutti i documenti connessi col processo delle vendite, quindi col ciclo attivo, quindi mi riferisco alle conferme d'ordine ai clienti, alle bolle di consegna ai clienti, alle fatture, note di credito, a documenti anche di tipo meno strutturato, quali possono essere anche gli estratti conto ai clienti, i backlog degli ordini, eccetera, e tutti messi in un contenitore dove con una logica abbastanza interessante di creazione automatica di legami tra un documento e l'altro, è un forte motore di ricerca sui documenti, che ovviamente sono tutti in formato, vengono trasformati automaticamente tutti in formato PDF, può dare delle ricerche molto, molto complesse e collegare tutti i documenti correlati tra loro. Questo portale oltretutto cioè risolve anche un problema specifico di delivery, cioè è in grado di occuparsi anche della consegna dei documenti del processo vendite ai destinatari, quindi ai clienti, con delle modalità multicanale. Si va alla pubblicazione di siti web dedicati al cliente, dove appunto il cliente allertato poi va e scarica il documento, al semplice inoltro tramite allegati email, ma anche perché no all'inoltro per fax, naturalmente sempre in forma modalità di outsourcing, quindi di servizio senza macchine fisiche, piuttosto che di consegna cartacea, perché certi documenti preferiamo ancora consegnare in maniera cartacea e vengono in questo caso postalizzati appoggiandosi ai servizi Postel che tutti conosciamo come utilizzatori. Ok, concludiamo dicendo che quali sono stati i vantaggi che noi riteniamo di aver visto con questa nostra esperienza. Sicuramente i vantaggi che si possono intravedere in maniera tangibile sono quelli del fatto che una soluzione di tipo SaaS ha vantaggi in termini di costo, di contenimento dei costi e comunque di cambiamento dei costi. Cioè togliendoci l'incombenza dal punto di vista di dover gestire un'infrastruttura interna, è chiaro che abbiamo un abbattimento di quelli che sono i costi di gestione. Inoltre cambia anche l'approccio dal punto di vista dei numeri, cioè quindi visto che è una soluzione a consumo, passiamo da quelli che sono investimenti da stanziare in azienda a quelli che sono costi operativi, che vengono calcolati in modalità appunto canoni o a consumo, e quindi che sono decisamente costi assolutamente variabili. L'esempio che citavo prima del portare dei documenti è commisurato al numero dei documenti che noi pubblichiamo, e quindi variabilizziamo estremamente in maniera facile quelli che sono i costi. E l'altra dimostrazione che abbiamo visto è che comunque l'introduzione di una tecnologia SaaS è sicuramente può essere fatta in modalità graduale, non comporta rischi enormi sugli investimenti, perché non ve ne sono di fatti. Io potrei anche tornare indietro una volta pentito senza di fatto aver messo in gioco particolari risorse, e può essere fatta in tempi molto rapidi e soprattutto